Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono Ninja7.0, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi, come vedete, ci troviamo su Roblox, o su Brokamen, Roblox e Brokamen, che è un gioco di Roblox molto bello. Oggi ragazzi, vi porto il primo episodio di Roblox sul canale. Però prima di iniziare ragazzi, mi raccomando, lasciate like, iscrivetevi, attivate la campanellina per non perdere nessuno dei miei video. Ora andiamo a crearci la casa, perché ho visto anche già dei video di come crearla. Andiamo qua, tipo qua che non c'è. Mettiamo, ok. Io ho visto che ci sono delle case tipo questa bellissima. Su YouTube ho visto già di video e questo è molto bello. Ok, Ranger Rinnova 11, ok. Dovrei cambiarlo anche il nome del profilo, solo che non ho voglia di farlo perché mi sa ragazzi che ora è il momento di dormire e di mettere l'allarme delle finestre. Ok, e ora saliamo e vediamo un po' com'è qua c'è un letto matrimoniale, mi sa che ci dormo. Noi ci vediamo di mattina raga, perché ci mette un po' di tempo. Ah, comunque ragazzi, ho deciso di alzarmi alle 5 di mattina, che così iniziamo bene il giorno. Infatti sono le 4 di mattina, manco solo un'ora a dormire. Ci vediamo alle 5. Ok ragazzi, eccoci qua, ma alle 5 di mattina su Roblox è ancora notte. Beh, alziamo già alle 6 allora. Alle 6 ragazzi, ciao. Ragazzi, sono le 6, anche se è un po' scuretto, ma sta facendo giorno, quindi intanto che ci prepariamo si va a notte. Cioè si fa giorno, quindi prepariamoci. Allora, oggi voglio uscire. Con il mio vestito. Mi sono trovato anche un lavoro durante la notte. Non sto scherzando. Metto questa bella felpina. Anzi, no, questa. Nonna, quanto è bella sta felpa. Madonna, quanto c'è. Tutto bene così. Va bene. Arriviamo al nostro telefono, scendiamo. Leviamo e usciamo dalla casa, ragazzi. Ragazzi, ho trovato anche delle macchine. Sono le 7 di mattina. Ho trovato anche delle macchine molto carine. Dove sei? Dov'è? Eccola qua, ragazzi. Ok. Ragazzi, ce l'ha fatto spawnare ora. Ma chi è che scrive in chat? Ciao ragazzi, ciao. La nostra macchinina. Mettiamo l'allarme. Vabbè, partiamo ragazzi, andiamo su Brokamen. Ad esplorare un po' Brokamen. Vabbè ragazzi, ma non c'è nessuno su Brokamen. Manco una persona che vive con noi. Ma manco una. Ok ragazzi, scusate, solo per il volume non me ne accorgo che era basso.
Montiamo solo la macchina in garage. Poi ragazzi, chiudiamo il garage. Ok ragazzi, mi metto qualcosa. Non so cosa sono. Vado a lavorare ragazzi. Oggi mi sa che devo lavorare, quindi. Ma dato che oggi fa un freddo cane, accendiamo il camino, ragazzi. Oh. Ok, si è acceso il camino, ragazzi. Guardiamo Brookhaven TV con il raga, questa non è una TV, questa è la cagata di tutte. Non è una TV questa, ma che è foto, non è una TV. Intanto cambiamoci questo vestito di schifo. Oh, siamo prigionieri. Sono prigionieri. Sento questa felpa che ci sta bene sul Brookhaven oggi. Ragazzi, per questo primo episodio di Brookhaven non faremo niente, cioè, nel senso che mi piace molto come gioco, però. Ragazzi. Cioè. Non c'è nessuno però, notato, mi sono messo in un posto dove non c'è una pippa morta. C'è il computer! Che bello! C'è Windows! Oh, minchia. Ci sono anche le foto, di nuovo, le foto e le foto. Raga, la cassaforte. I soldi! Chiudi, chiudi. Solo da provare. Un divano. Oh, yoga fa. Ciccio Mauro. Ciccio Mauro. Che cos'era? What? Non riesco a cammino. Ci vuole cammino base. Ma che sta succedendo? Ma che sta succedendo? È ora di farci i poliziotti del quartiere. Ciccio Mauro, dove vai? Aspettami. Ciccio Mauro. Aspettami. Bira, bira. Scusate ragazzi, non so guidare una macchina, sì, lo so. Non so guidare una macchina. Va bene, ragazzi, non so guidare una macchina, ho capito. Ok. Attenzione, ma ce n'è uno che
Non sa guidare? Non sa guidare, dobbiamo seguirlo. Ok, dobbiamo seguirlo con la macchina della polizia. Ragazzi. Ora, vediamo se c'è una moto. Aspetta. Vediamoci sti vestiti da nerd. Mi sono messo su giubbottino. Ora metto anche delle cose. Ok, dovrebbe andare bene perché devo andare in moto, sempre se c'è una moto. Scusate, ma perché prima non l'ho fatto prendere senza doverle guardare la macchina? Se almeno devo guardare la macchina, meglio non guardarlo. Ok, ragazzi, dove c'è una moto? C'è una moto, ma quello premium, c'è un motorino. Moto, raga. C'è una moto. Ottimo ragazzi, c'è una moto, saliamo giù da là e partiamo. Posso controllare la moto? Ah, posso controllare la moto? Raga. Ma che cosa? Raga, è meglio fare così. Così è meglio prendersi il motorino delle pizze. Io sono la 13, ragazzi. L'unica casetta. Cosetta qua brutta. Andiamo al garage, ragazzi. Ok, partiamo la nostra moto. Qua dentro penso che non la rivedremo per tanto, tanto tempo. Ok. Però ragazzi, c'è un altro che c'è stato. Ma che c'è stato, ragazzi? Se senti solo un rumore, andiamo a piedi prima che faccia un altro incidente con quella moto. Ok, ragazzi. Brookhaven 5. No, S2, ok. Sono laser. Vediamo un po'. Lizio. Lizio Bauro. Dai, cioè, non è giusto.
Io voglio entrare in casa. Oh. Entrare in casa. Ok, mi ha fatto entrare in casa. Mi metto sempre l'allarme perché... Guarda che quello mi ha ucciso perché sono un pettino rosso alla sua casa. Raga, io non ci capisco. Non ci sto capendo niente. Sto bloccando. Va bene, non importa. Ragazzi, l'episodio di oggi si conclude qua. Spero che vi sia piaciuto l'episodio di... il primo episodio di Brookhaven. Noi ci vediamo ad un prossimo episodio. Vi saluto dormendo. Ciao! Mi raccomando, lasciate like, iscrivetevi, attivate la campanellina, bella a tutti. Mi raccomando, 10 like per un altro episodio. Bella a tutti.